Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Come avete letto dal titolo, oggi ho ricevuto un pacco da parte di Nintendo, raga. E un pacco a sorpresa, non so cosa c'è dentro e non l'ho aperto, quindi non ho fatto la furba, non ho spirciato in anticipo perché volevo condividere la mia emozione con voi e voglio andare a scoprire cosa c'è al suo interno. Dai raga, sono emozionata. Quando vi ricapita di ricevere un pacco da parte di Nintendo e... cioè a me basta già solo lo scatolo, il contenuto non mi interessa, sono già emozionata solo per lo scatolo. E quindi adesso andiamo a vedere cosa c'è al suo interno. Tantissimi like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un piccolo commento. Bene, andiamo ad unboxare il nostro pacco. Sembra che sto tagliando un pezzo di pane. Io e il mio unboxing, raga. Vi ricordo che sono abituata a fare gli unboxing con le penne. Quindi non voglio usare, non voglio farmi male, perché io sicuramente mi taglio, mi taglio sempre. Allora, sono riuscita ad aprire il pacco. Il bello che è, c'è qualcosa ed è chiuso in una busta. Oddio. Forse ho capito. Forse ho capito, raga. Siete pronti? Rettangolare. Forse ho capito, raga. Forse ho capito. In una volta. Allora, avevo intuito toccando il pacco, però... davvero wow, raga. È il Game & Watch di Nintendo. Che bello, mi mancava, non me lo sono comprata quando è uscito, ho detto poi lo prendo e mi è arrivato, sono... che emozione! E... allora, intanto la scatola, raga, è bellissima, solo che faccio fatica a mettere la scatola a fuoco perché c'è la mia faccia. Questa è la parte davanti e questa è la parte dietro. Allora, questa console è la prima console di Nintendo che è stata lanciata in Giappone nel 1980. Comunque non eravamo nati, non ero nata nemmeno io perché sono giovane, quindi non eravamo nati. E per il 35esimo anniversario di Super Mario è stata, diciamo, ricreata in questa bellissima versione. Ed è un articolo che... a breve sarà sold out, quindi un oggetto da collezione da avere a tutti i costi. Se non l'avete comprata, vi consiglio veramente di acquistarlo, a prescindere dal fatto che è una console dove appunto potete giocare, però è più un pezzo, cioè per me è più un pezzo da collezione. Comunque adesso la vado ad aprire perché voglio provarla con voi. Allora, non voglio rovinare il pacco perché è troppo bello, cioè io lo voglio lasciare così, messa sulla mensola. E è troppo bella, è troppo bella l'estetica della scatola, cioè wow. Allora, intanto vediamo se riesco a togliere lo scotch senza rovinare troppo il pacco, perché mi resta la colla sul pacco. Ah, praticamente questa parte si stacca, ma che figata. Guardate, è troppo bellina questa plastica, raga. Ovviamente poi io la rimetto sulla cioè con la plastica. Allora, in questa console, ora lo sto vedendo che ho tolto la plastica, ci sono due giochi. Ovviamente Super Mario Bros. E questo gioco di Mario che si chiama, se non mi sbaglio, infatti c'è scritto Mario Ball. È un gioco ovviamente vintage di Super Mario. E adesso andiamo a provare il tutto. Intanto usciamo... le cose, c'è il cavetto nella scatola per caricarlo, ovviamente USB, e poi libretto di istruzioni. Vabbè, non so se mi serve il libretto di istruzioni. La cosa brutta dei libretti di istruzione è che poi quando tu li vuoi ripiegare non si ripiegano bene, quindi fanno spessore. Ero indecisa se aprirli. Allora, va bene, non c'è scritto nulla di che nel libretto di istruzione, soltanto come si accende, come si ricarica. Vabbè, ormai siamo dei pro, raga, non ci servono queste cose. E poi abbiamo la nostra console, che devo dire è davvero piccola. È molto, 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 molto più piccola del pacco in sé. Wow, è piccolissima! No, vabbè, raga, guardate quanto è piccola, ma è carinissima!
all'incontrario, scusate. È davvero piccola, cioè guardate la mia mano, guardate quanto è grande questa console. Allora, vediamo come si accende. Ok, qui c'è un tastino. Basta tenerlo premuto. Guardate! Mi emoziono con poco, lo so. Dai, metti a fuoco. Cioè, lo schermo è bellissimo, raga. Cioè, lo schermo è veramente fatto bene. Guardate i colori. Sono super accesi. Allora, oltre ai giochi, in questa console avete anche questo orologio digitale, dove effettivamente c'è l'ora. E potete mettere la console, ovviamente, fino a quando non si scarica, accesa, come una sorta di orologio vero e proprio. È un'idea molto, molto, molto carina. Io penso di non utilizzarla così, semplicemente perché è un pezzo da collezione e ci tengo perché è veramente carinissima, raga. Utilizzate per giocare, è molto comoda perché è veramente piccola, quindi potete metterla tranquillamente in tasca oppure nello zaino, nella borsa e la tenete sempre con voi. Invece di utilizzare magari lo smartphone, anche perché non c'è un vero e proprio Super Mario nello smartphone, c'è solo Mario Run, che non è la stessa identica cosa di un Super Mario Bros. Quindi quando vi serve la tirate fuori, è sempre un passatempo ed è veramente carinissima. Poi ripeto, lo schermo è la parte migliore di questa console, cioè i colori sono veramente perfetti, forse attraverso la fotocamera non rende, ma vi posso assicurare che dal vivo lo schermo è wow, è la prima cosa che notate e dite wow, è bellissimo, cioè è uno schermo minuscolo, quindi secondo me merita, merita tantissimo. E poi raga, Super Mario Bros. Ma piace a tutti. A chi è che non piace Super Mario? No, sono caduta. No! Raga! Niente, dovevo cadere per forza. Dovevo cadere per forza. Allora, raga, secondo me è da tenere in considerazione anche per quanto riguarda i regali di Natale. Magari volete fare un regalo a qualcuno, a un vostro fratello, un amico, un'amica, eccetera. Oppure non sapete cosa farvi regalare. Secondo me è un'alternativa valida perché magari a volte, come me, possiedo già tutti i giochi della Nintendo Switch, quindi non c'è un gioco che mi può interessare perché li possiedo tutti. Questa è un'alternativa molto 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 valida perché è carinissima, ha una confezione wow, quindi se la regalate fate veramente una bella figura e soprattutto se ve la fate regalare è un pezzo da collezione, considerate che poi magari non si trova più sul mercato, o se la trovate a un prezzo veramente alto. Attualmente la trovate intorno ai 40-50 euro in base alle offerte. Io sotto in descrizione vi lascio il link Amazon, quindi potete eventualmente acquistarla su Amazon, ma la trovate ovunque, in qualsiasi negozio o sito, eccetera. In ogni caso, il prezzo è anche abbastanza accessibile. Tutto sommato, un prodotto fatto veramente bene, quindi assolutamente promossa. Allora, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piace, se la comprate oppure magari se l'avete già comprata e lasciate tantissimi like per questo video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!